Questo progetto nasce con il contributo della terza zona FIV, con i tecnici e con i dirigenti, e sicuramente avrà un seguito molto presto. Infatti anche i ragazzi hanno apprezzato moltissimo questo genere di allenamento e ci auguriamo di farlo quanto prima. Non so se sarà possibile entro il 2012, probabilmente inizio 2013 questo accadrà. Allora, Palau è un paese nautico che sicuramente si addice a questo genere di attività. È stato scelto perché le sue caratteristiche si addicono a quello che serve per andare a vela. Tutto è predisposto in maniera concreta e visibile, come l'utilizzo della sala messa a disposizione dalla direzione del porto e le caratteristiche morfologiche, quindi vento e spiaggia adiacente al piazzale del porto, il vento sia di nord-est che di est o di maestrale si predispongono sul campo in maniera equa e quindi ci danno la possibilità di poter utilizzare i due campi, sia quello rivolto a Capodorso e le saline, sia quello nel golfo della Schumacher. Secondo te come andrà questa giornata? Benissimo. Ehi, Vedier! Buongiorno. Secondo te come andrai oggi? Molto bene. Ah, ma sicuri siamo. Ciao Luca. Come va? Bene, tu? Bene. Esci gommone oggi? Forse. Ciao Jose. Ehi. Vabbè, come va? Bene, bene. Secondo te oggi come andrai? Bene o male? Bene, bene, come sempre. Pirre, da un'intervista! Fammi una domanda e ti rispondo. Secondo te come andranno oggi i ragazzi? Benissimo, sono bravissimi, guarda qua che spettacolo. E mi raccomando, alla prossima aspettiamo anche te. Ok. Yeah. Come mi chiamo io? Tu ti chiami... Dimmi a te. Marianna, no. Ma che Marianna? No. Maria, no. Marcella. Ah, Marcella, ecco. E lui è chi è? E adesso andiamo a intervistare Elena Puddu. E qui c'è Martina. Ciao. Che non so il cognome. Schirru. Martina Schirru. 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 Roby! Madonna, quanto sei bello! Oh, guarda, bello! Le caratteristiche di questo corso e quindi questo allenamento che abbiamo fatto sono state prese in considerazione dalla federazione e dall'associazione Asso Laser e con grande interesse, quindi abbiamo pensato di unire tutti gli atleti under 16 e under 19 della classe Laser 4.7, Laser Radial maschile e femminile, e di fare questo incontro proprio a Palau. Obiettivi. Gli obiettivi che ha voluto avere questo clinic sono quelli di continuare a sviluppare nei ragazzi l'interesse per questa classe e soprattutto vorrei raggiungere un goal nell'ambito sportivo e quindi della loro disciplina con degli atleti come Giovanni Meloni ed Enrico Strazzera, che hanno mostrato loro quanto è difficile, lavorando costantemente giorno per giorno, raggiungere un obiettivo di successo, e quindi abbiamo voluto creare una giornata tipo per far sì che loro comprendessero questo. Dove vogliamo arrivare? Questa idea è partita da me come allenamento. L'idea è quella di portare i ragazzi di Palau ad avere una propria squadra agonistica e quindi di portare, oltre a degli allenamenti, delle regate che consentano al paese di vivere un ambiente sano e sportivo, visto che ha tutte le caratteristiche
tecniche, quindi vento, mare, sole, ma anche turistiche, quindi ricettive come alberghi, bed and breakfast, ristoranti e strutture che sono in grado di ospitare atleti che vengono sia dalla Sardegna che dal di fuori. E ringrazio tutti per la collaborazione, chi mi ha aiutato a far sì che questo allenamento venisse bene, e ringrazio gli atleti che hanno partecipato con entusiasmo e ci hanno dato l'energia e la carica per farne degli altri. A più presto, grazie. Allora, perché farlo a Palau? Abbiamo deciso di farlo a Palau perché le sue caratteristiche morfologiche e della costa hanno fatto sì che Palau fosse in mezzo al canale delle Bocche e quindi avesse vento tutto l'anno. Tra i tanti sport che può ospitare Palau, sicuramente la vela è uno dei principali, visto che il vento non manca, il sole, le spiagge ci sono, e quindi l'idea di farlo a Palau è ricaduta proprio su questo paese, che casualmente è anche il mio paese. E il weekend che abbiamo trascorso è stato impegnativo, importante, ma soprattutto ha avuto l'approvazione da parte dei partecipanti, quindi degli atleti, che sono venuti numerosi da tutta la Sardegna. Palau li ha accolti nel migliore dei modi, dandoci delle condizioni svariate, quindi vento, sole, pioggia, altrettanto vento, e le strutture ricettive ci hanno accolto con gioia, dandoci il massimo dell'ospitalità che poteva servirci. Tutto questo per dire che, oltre a fare degli allenamenti, Palau si può prestare anche per delle bellissime regate nazionali, internazionali, e degli allenamenti che possono essere fatti sia da atleti in giovane fascia sia da atleti di età più avanzata, anche addirittura atleti che si apprestano a fare le Olimpiadi, e quindi a lavorare con dei progetti seri e permanenti, più duraturi nel tempo. Le caratteristiche sono quelle che conosciamo: vento, sole, strutture che possono accogliere.